Mitropa Cup è l'atto finale per quanto riguarda se decidere questa terza edizione di questa coppa. Da una parte c'è la Nutella United, dall'altra c'è l'FC Rosco, due squadre che sono legate da un filo conduttore perché molti giocatori del Rosco sono passati per Nutella lo scorso anno. Questa, se vogliamo, può essere una sorta di mezza rivincita per Mirko Innocenti, che oggi è costretto a giocare tra i pali per le varie defezioni dei portieri titolari. Ma dall'altra parte c'è una finale che ha un valore forse simbolicamente molto più importante per ricordare un amico che non c'è più, ma in generale per l'esaltazione di un gruppo che oggi vorrebbe tanto trovare la gioia per poter alzare poi una coppa nella serata di gara del 30 giugno. Ma Nutella United ha avuto una stagione tosta, intensa, e ha voglia di gioire anch'essa. Quindi dal San Valentino Sporting Club, sono Marco Rompietti e Lorenzo Marzioni. Questa è la finale di Mitropa del Calcio a 5, questa è la sfida tra Nutella United contro FC Rosco. A cercare il bassone, dentro ancora verso Cirillo! L'inserimento perfetto, il tocco sotto porta, è quello giusto, quello che porta avanti la Nutella United. I due migliori giocatori in maglia verde qui duettano alla meraviglia. Cirillo prima per Bassone, che controlla, aspetta il taglio di Cirillo, gli serve una palla al bacio, smarca Pantaleoni e 1-0 Nutella United. Parte Cupidi, è uno schema che premia la conclusione che esce di un niente di Dominici. Gancia Esposito, Muzzurkai lo vede, Esposito il controllo è così, così! E poi salva tutto sulla linea Cirillo. Che salvataggio di Cirillo. Pantaleoni, il tocco con Mostarda, un regalo a Cirillo. Ma così è semplice. Che cosa hanno combinato qui i difensori di Del Rosco? E gol del Torraccio qui del Rosanero, non lo puoi fare. Sicuramente fare questo regalo è un giocatore delle qualità di Cirillo, che esplode il destro e la butta dentro. Parte ora Dominici, va veloce Dominici. Occhio a Cirillo che è tutto solo. La mette sul secondo palo dove Bassone coglie un palo incredibile. Attenzione, poi il pallone per Bassone che non ha ancora tanto spazio. Il Rosco non riesce a prendere contromisure. Il Rosco è completamente in stato confusionale. Mostarda va dentro. Bartolucci non riesce a spingerla in porta. La coma su Cirillo. Va ancora dal numero 10, perdendo Bassone dentro la chiusura. Poi Cirillo per Dominici. Colpetto, un gol di grande eleganza. La rete del 3-0, la Nutella United non si ferma. Che bella giocata la Nutella. Qui una palla illuminante di Cirillo, e con il petto Dominici la giusta, precisa precisa per il 3-0 Nutella United. Occhio che si sgancia Bartolucci. Cirillo è intervenuto ancora. Cirillo per Bassone, Bassone, Pantaleoni. Non la tantiena, avete lì. È tutto regolare. Seconda coppia di arbitri. Cirillo ancora con il tacco. Occhio a Cirillo, prende velocità. Vado a Bassone, Bassone sul secondo palo per Dominici. E se giocano così è tutto troppo semplice per Nutella United, che vola sul 4-0. Veramente perfetti. Partono all'out di destra, con due passaggi arrivano a sinistra, palla sul secondo, un cioccolatino a porta vuota, 4-0. Veramente applausi per questo inizio della Nutella. Perni, andrà Perni. Salita, è avanzata la barriera, quindi sarà cartellino giallo, giustamente. Sotto tra Cucchiella, barriera a 3. Cucchiella prova a girarla con Falocco. Segna lui, 4-1. Intelligente qui lo schema del Rosco. Ha anche posizionato male la barriera, secondo me nei Nutella. Comunque fatto sta che il gol di Falocco, vediamo se riesce a dare una scossa al Rosco per aprire questa partita. Ora Falocco, Falocco, sprint solitario, Innocenti. Risponde presente il capitano. Palla dentro con Enzo Verni, due chance. Ancora Coluccini, attacca fino organico ora il Rosco. Coluccini sul palo! Non è con questi lanci lunghi che si può risolvere la situazione, anche che regalano sempre delle chance come questa per Bassone, per andare a segno. È 5-1. Questo è un gol importante perché il Rosco si stava rifacendo su. Sì, ma non è così che si gioca. Non è così, nel senso, che si gioca. Lancio lungo con questa linea qua. I giocatori di Nutella United sono bravi, veloci a ripartire. È così i regali, veramente. Mostarda sbaglia tutto, Cirillo prende anche questo pallone. Cirillo per Bassone sul fondo di un nulla, e termina qui la prima partita di gioco. Sono avanti 5-1 i ragazzi a Nutella che stanno dominando la partita. Assolutamente, primo tempo perfetto. I giocatori in maglia verde che hanno creato una moltitudine di occasioni da gol. Il 5-1 gli sta quasi stretto. Va verso Esposito, ancora dentro, Cupidi salva Falocco, ancora Cupidi, Muzzurkai, Cupidi! Attenzione, però il recupero ancora di Coluccini, poi c'è Muzzurkai, Muzzurkai per Esposito! Tra le gambe di Innocenti, la rete del 5-2, riaperta la sfida. Esposito, un gol importante perché il Rosco ha iniziato con tutto un altro piglio questo secondo tempo, e così ha buone possibilità di riaprirla. Forza, raga, forza! Cazzo dentro, attenzione, Dominici, Falocco! Salvataggio provvidenziale del 72. Sempre spazio di fare qualcosa e inventare la situazione, come in questo frangente. E infatti va a segno. Gran gol di Cirillo, ma stiamo proprio commentando come la linea difensiva del Rosco non esista praticamente. Troppa disattenzione c'era
aveva 5 metri di spazio, un giocatore come Cirillo, brevilineo, bravo tecnicamente, non gli puoi lasciare. Infatti lui converge verso il centro, si spostava sul destro e fa il gol del 6-2, molto pesante. Attenzione Bassone, guardate ancora quanto spazio ha per questa rasoiata col destro che beffa Pantaleoni, preso forse in controtempo. 7-2 e di fatto questo forse è il gol che uccide la partita. Assolutamente sì, perfetto, buca d'angolo, la puntata non potente ma precisissima di Bassone che rimette 5 gol di distanza fra le due squadre. Qui dentro verso Bartolucci, la palla è entrata, c'è il gol, c'è il gol, protesta Cupidi ma la palla è entrata in porta. Colucini, 3-2. Colucini innocente in qualche modo. Qui è sbagliata la scelta perché doveva metterla verso il secondo palo e c'erano due suoi compagni. Mostarda verso Falocco, esce innocenti e il rimpallo favorisce Falocco. Assegno ancora il Rosco che accorcia le distanze con tutto l'orgoglio del mondo della squadra rosanero. Comunque bisogna fare gli applausi al Rosco che nonostante il grande passivo non ha mollato di un centimetro e c'è il gol del suo uomo più qualitativamente valido. Cirillo con una magia se ne va, ancora Cirillo, Bartolucci, è tutto regolare, si parte in contatto con Bartolucci che si allunga il pallone, serve Muziukai, guarda la porta Muziukai, gli rinviene Bassone. Bartolucci cerca di allargare il pallone ma regala palla a Domenici e ora Cirillo in campo aperto, il tocco corto verso Ferdinando Bassone, dentro per Cirillo, Cirillo mette a terra il portiere, Cirillo! Il gol che di fatto uccide nuovamente la partita è sempre il suo, di Simone Cirillo. Ancora loro però, la premiata ditta Bassone Cirillo che punisce ancora in contropiede il Rosco. Bella giocata, Cirillo sbaglia. Ferni, fare lunghissime. Panza da Ferni con l'esterno verso Muziukai. Muziukai fa segno, gol dell'8-5. Edman Muziukai accorcia di distanza ancora. Adesso le squadre sono lunghissime, quindi sì, è un'occasione continua. Ci ha preso in contropiede Bassone, ho staccato la camera e quindi lui ci guarda ma noi non l'abbiamo ripreso, ha segnato direttamente a centrocampo il gol del 9-5. Ci ha preso proprio in contropiede, sì. Qui Bassone ha visto la disattenzione del Rosco, ha concluso di prima e ha sorpreso sia Mostarda che Pantaleoni. Muziukai sfida Cupidi, se ne va e innocenti, ci mette ancora lui Guantoni. Grandissima parata, questo è l'emblema dell'importanza all'interno del gruppo di Mirko Innocenti. Ma questa è la sua vittoria secondo me, questa è la vittoria di Innocenti. Perché è un ragazzo che ci ha messo tanti impegni, tanta abnegazione, veramente bravo Innocente. La bomba! Vincente di Mostarda! Ottimo, la conclusione, qui c'è l'errato piazzamento della barriera del portiere. E ancora una volta Bassone se ne va di prepotenza, Bassone verso Cirillo, Cirillo, cucchiaio! Ogni volta che Rosco prova a rientrare in partita, loro nel giro di 30 secondi, loro due, la chiudono. Sì, perché sono sempre loro due giocatori che c'entrano veramente poco con la mitropa. Bella palla di Bassone, poi Cirillo, controllo e scavino, elegantissimo per rimettere i 4 gol alle due squadre. Falocco, se ne è velocità Falocco, innocente ancora. Innocente, non in bellissimo stile, ma c'è sempre Mirko Innocente. Devo dire che oggi, se andiamo a guardare la partita, non è che l'assenza del portiere, di un vero portiere, si è sentito. Assolutamente, ha fatto il suo. Poi perché ha preso anche dei gol evitabili per un portiere normale, ma nel complesso ha fatto la sua buona partita. Bella palla Colucini verso la stoccata di Muziukai. Bella palla di Colucini per Muziukai. E rete ancora del Rosco che comunque fino all'ultimo secondo sta trasusando grande impegno, sì, adesso perché volevano veramente cercare questa finale a tutti i costi. Questo atteggiamento non è da sottovalutare, veramente, da lodare. Sale fa la piede Cirillo. Cirillo si accenta, Cirillo, Pantaleoni, Muziukai, insiste Muziukai, innocenti, si supera. Questo è un grande intervento di Mirko Innocenti. Cirillo, è tutto più facile così, Cirillo salta il portiere. Grande, grande Pantaleoni è stato bravo, non so se la palla fosse, cioè quando il intervento sia fuori area o dentro. Vidi verso Cirillo, Cirillo! E la salva in qualche modo Esposito. E finisce qui la Newtonian United. Si aggiudica la Mitropa Cup, il primo titolo per la squadra di Mirko Innocenti. Onore comunque a Rosco, una squadra di amici, una squadra che aveva una missione importante, che mi sento di dire che comunque l'ha onorata. Ma questa Newtonian United ci ha messo tanta qualità, troppa qualità rispetto agli avversari. È stata comunque una finale gradevole a vedere, con tante belle giocate, a gioire. È la squadra di Mirko Innocenti che si merita questa soddisfazione a livello personale e di gruppo.